Stasera c'è un bel esempio, c'è il privato, ci sono gli imprenditori, c'è l'esercito che rappresentano le istituzioni, la chiesa, la parrocchia, le associazioni. È un momento importante, ho detto spesso che per fortuna questo mondo rappresenta un po' la statura della comunità, tiene in piedi la nostra comunità e aiuta la comunità a non lasciare nessuno indietro. Stasera, pur con le difficoltà del momento che stiamo vivendo, sono riusciti a preparare il pasto per la cena per i senza fissa dimora anche quest'anno. A maggior ragione in questo momento c'è bisogno di stare al fianco di chi non ha nulla. Esatto, questo è un momento difficilissimo e noi abbiamo avuto la fortuna già da 2 anni di poter collaborare con l'esercito e colgo l'occasione per ringraziare il generale Galliano per la disponibilità dimostrata in questi anni. Una cooperazione tutta per il sociale, volta appunto, come in questo caso, a cercare di migliorare la quotidianità di chi in questo periodo non se la passa benissimo. E cooperazione perché secondo me è l'unica strada percorribile per poter vivere in una società migliore. Non si tratta di farsi pubblicità perché non è quello che cerchiamo, non ne abbiamo bisogno, però sono anche sempre stato convinto che chi, come la Divella, che ha una cassa di risonanza importante, deve fare questo genere di attività. È doveroso, cioè non... poi il fatto che noi si sia Divella e le si faccia, ma potrei chiamarmi pure Peppino e farlo nel mio piccolo per il mio vicino di casa, è esattamente la stessa cosa. Perché quando Gesù è venuto in questo mondo si è fatto piccolo e la piccolezza aiuta a guardare agli altri, se invece abbiamo una sorta di delirio di onnipotenza, i nostri occhi si chiudono. Io mi auguro che questo periodo, che è sempre rischioso, perché alcuni possono chiudersi ulteriormente nella propria armatura interiore ed esteriore, ma io mi auguro che tutti invece ci sentiamo piccoli per aiutare i piccoli e tutti i piccoli e i poveri del mondo. Peccato non si possa, come negli anni scorsi, creare un momento di condivisione in cui si sta tutti insieme, ma anche queste sono le conseguenze di questa pandemia. Purtroppo è così, negli anni passati ci siamo anche divertiti, abbiamo ballato, mi hanno fatto cantare molte volte al microfono. Non è questo il momento, l'anno prossimo sicuramente lo faremo, oggi vivremo in serenità tutti quanti nella ristrettezza delle persone a noi vicine, però con l'auspicio che l'anno prossimo sia un anno diverso e che questo bruttissimo 2020 sia solo un ricordo che ritroveremo nei libri di storia. Non si finisce mai di dirlo, ma cosa insieme agli auguri può dire alla cittadinanza barese perché ancora c'è da stare un po' tutti più accorti? Devo dire oggi sono stati tutti attenti, stiamo attenti a non rovinare i sacrifici che abbiamo fatto andando a casa di parenti, amici, limitiamolo e atteniamoci alle restrizioni che sono indicate dal decreto. So che è difficile, questo è il momento in cui vogliamo stare insieme, però dobbiamo trovare dentro di noi quelle poche forze che ci sono rimaste per fare un ulteriore sacrificio e arrivare alla fine dell'anno, perché simbolicamente dal 27 dicembre iniziano i vaccini, però dall'anno prossimo i vaccini ci saranno non più in maniera simbolica ma saranno fatti a tutta la popolazione, quindi riusciremo a interrompere la catena del contagio. Credo che dal 27 guarderemo con più fiducia al nuovo anno.